che bello! Una tranquillissima giornata al centro commerciale. Cosa potrà mai succedere di male? Ma perché non sto zitto? Ragazzi, un video in cui un dinosauro gigante entra in un centro commerciale, secondo voi ha anche bisogno di una intro? Secondo me no. Buona visione! Non c'è niente di meglio che svegliarsi la mattina e vedere una scimmia gigante che sta per uccidere un T-Rex con i tentacoli. Altro che caffè e fette biscottate. Qui abbiamo sangue e pterodattili. Questa è la colazione da veri distruttori. Da notare che ho messo il gioco in italiano e se vado sul manuale c'è scritto fondamenti sabbia. Che cosa... Che cosa vuol dire? Cosa sono i fondamenti sabbia? E per uscire da questo menu devo cliccare vicino? Beh, di certo non clicco lontano. Ma perché vicino? Ma che traduzioni sono? Che cosa sono le mappe doganali? Ma lo vogliamo assumere un cristiano come si deve che faccia delle traduzioni italiane decenti? E dai, su! Io ho scaricato questa mappa. C'è un pugno gigante meccanico e lì c'è un ippopotamo. Io so già come andrà a finire e non vedo l'ora di iniziare. Ti prego, dimmi che lo schianta sul muro. Il creatore di questa mappa è il mio nuovo idolo. Tu sei un genio. Io ti amo. Ma funziona proprio con tutti gli animali? Devo provare con Marcello. Ok, sì. Marcello... Marcello non è un animale. Ma dettagli. Vai, Marcello pelato. Io credo in te. Anche se in questo momento credo di più in questo pugno gigante. Uccidilo! No, vabbè. Ma è bellissima questa mappa! Ma Marcello è ancora vivo! Ma come hai perso? Ma signor pugno gigante, mi scusi! Ma come ha fatto a farsi sconfiggere da Marcello? Ma fai schifo! È il momento di potenziare il pugno gigante in stile Pogo Doggo! A few moments later... Beh... Penso che ora sia abbastanza letale come pugno. Scusate ragazzi, avevo dimenticato giusto qualche lanciamissili, qualche arpione e qualche bomba esplosiva che devono ammazzare Marcello. Ti prego, distruggilo. Oh mio Dio, è morto? Dimmi che sei morto, ti prego, non puoi essere ancora vivo. Cioè gli si è spezzato il braccio dietro la schiena, guardate dove tiene la padella, ma è ancora vivo! Io non ci posso credere! Non è umana questa cosa! Ma poi è anche un imbecille, sta camminando nel vuoto! Ma che stai facendo? Vuoi morire una volta per tutte? Come si dice ragazzi? A mali estremi, estremi vermi giganti della morte! Marcello cadrà proprio lì in mezzo e loro lo mangeranno vivo! Se sopravvive anche adesso, io mi alzo e me ne vado, ok? Addio, mio caro Marcello. Anzi, senza mio caro, perché ti odio. Buon appetito, signori vermi. Arriva subito il pranzo. Perfetto, Marcello è caduto in mezzo ai vermi. Questa volta è morto prima ancora di essere mangiato. Ma allora mi prendete in giro? Tutto ciò non ha senso. Sto impazzendo. Signor cane bestia di Satana, mamma mia quanto sei brutto. Sei pronto ad affrontare la mia bestia di Satana? Secondo me no. Preparati a morire e a ritornare all'inferno. Ti prego, vattene. Sei orrendo. Ma che ansia. Piano, piano. Oddio, oddio, ma ce la sta facendo. Ma com'è possibile? No, no, non puoi vincere, eh? Non puoi vincere. È morto!
È morto alla fine. Quindi ho vinto io? A me sembra proprio di sì. Lì c'è scritto vittoria. Quindi sì, ho vinto io. Imbecille. Vai, scimmia con la faccia strana. Io credo in te. Tu vincerai. Forse. Ma credo in te. Scimmia, dovresti andare dall'altra parte. Cosa stai facendo? Ti sembra questo il momento di fermarsi ad ammirare l'orizzonte? Hai visto cos'hai sulla testa? Devi arrivare al traguardo, altrimenti morirai. Vai scimmia, puoi far... Maledetta scimmia, ma che problemi hai? Vi prego, datemi subito un lanciafiamme. Devo bruciare questa roba. Cioè, se io vedessi un insetto del genere, prima darei fuoco alla casa, poi al palazzo e poi probabilmente anche alla città. Qualcuno mi aiuti. Vai, puoi farcela. No, sto scherzando. Che puoi farcela? Muori. No. Stavo scherzando. Vabbè, ma non mi dovevi prendere seriamente. Perché ti sei buttato giù? Il problema è che è ancora vivo e mi fa schifo. Dite che con tipo 50 dinamiti attaccate sul corpo muore? Secondo me sì. Madonna! Ma... ma è stato bellissimo! È volato nell'iperspazio! Signori dell'FBI, gli esplosivi erano finti. Il mostro, non lo so. Ma gli esplosivi sicuramente sì, ok? FBI, open up! Non chiedetemi cosa sia questa roba. Non lo so e non lo voglio sapere mai nella mia vita. L'ho spawnato a caso giusto per dirvi che sto per farvi vedere la mappa più bella, geniale e stupida che io abbia mai scaricato. E dietro di me c'è un vichingo a petto nudo su un dinosauro. Tutto normale. È un video di Poggo. Non c'è da stupirsi. Ma poi guardate la testa. Ma cos'è? Qualcuno mi aiuti. Ho seriamente bisogno di un consulto psichiatrico. O del carcere. Dipende dai punti di vista. Ho trovato la mappa di un intero centro commerciale pieno di persone. E ovviamente in un gioco dove ci sono dinosauri giganti, perché non farli entrare in uno stramaledetto centro commerciale pieno di persone? Cioè è praticamente il cenone di Natale dei dinosauri. Poi non ditemi che non sono buono. Io faccio mangiare anche le specie estinte. No, un alligatore meccanico non è una specie estinta. Ne sono quasi sicuro. Tralasciando un attimo le persone che popolano questo centro commerciale, tipo questa tizia con gli occhi neri e una balestra gigante, questo tizio enorme in mutande, o quest'altro che nasconde sotto il tavolo un fucile a canne mozze, secondo me i dinosauri si divertiranno molto. O almeno spero. Vista la situazione, non so quanto riusciranno a sopravvivere. Però sono dinosauri giganti, quindi dovrebbero farcela. Queste tizie hanno un jetpack con sopra il simbolo del nucleare. Comincio ad avere paura. 12 seconds later. Inizierei subito con un dinosauro piccolo e tra... Piccolo e tra... sì, piccolo e tranquillo. Madonna, ma quella bocca è più grande di camera mia. Mi sembra un tantino esagerato. 3, 2, 1, distruzione. Mi si è incastrato il dinosauro gigante perché è troppo gigante. Io non ho parole. I miei video sono maledetti. Imbecille che non sei altro. Vuoi uccidere un po' di persone? Che ti ho comprato a fare al mercato nero dei dinosauri? Johnny, rimandalo indietro. Grazie. Altro che dinosauri. Questa è la combo che mai nessuno vorrebbe ritrovarsi davanti. I personaggi di Five Nights at Freddy's insieme ai personaggi di Poppy Playtime. Qualcuno mi aiuti. Oh mio Dio. Hanno sfondato tutto. Ma poi guardate quanto è grossa Mommy Long Legs. Ma è enorme. Cioè ragazzi, io devo anche commentare questa scena. Mommy Long Legs buggata che cammina fluttuando. Bonnie che non si sa cosa stia facendo. Vabbè, io...
vai, signor T-Rex. Facciamogli vedere chi comanda. Non provare ad incastrarti, altrimenti faccio un giubbotto con la tua pelle. Ok? Madonna, ma guardate quanto è bello il T-Rex che si sta mangiando tutti. Sì, uccidili. C'è quel tizio che sta provando a picchiarlo a mani nude. Ma sei serio? Ma lo hai visto? A few minutes later. È morto il T-Rex e questa tizia è finita su uno scaffale. La mia vita ormai non ha più senso. Non ha più senso. 12 seconds later. Ed è quando il gioco si fa duro che i 4000 velociraptor che ho appena spawnato iniziano a giocare. Se non vinco adesso, non vinco più. Oh mio Dio, ma guardate quanti ne sono! Tralasciando il fatto che mi sta per esplodere il PC. Ma è fantastico! Poi sono anche piccoli e letali, possono infilarsi ovunque. Che detto così suona un po' strano, ma avete capito. Sono così tanti che sono diventati un unico dinosauro. Si sono fusi insieme tipo i Megazord dei Power Ranger. Ce l'abbiamo quasi fatta, abbiamo quasi vinto, non ci posso credere. Ma quei jetpack con il simbolo del nucleare erano effettivamente esplosivi. Geniale! Dove posso comprarne uno? Ragazzi, abbiamo un leggerissimo problema. I velociraptor si sono buggati tutti contro il bancone. Le persone sono tutte morte. Ho controllato io personalmente. Ma non esce scritto vittoria. Ma dai! Many months later. Marcello, mi raccomando, sei pronto a fare questa rapina? Pina? Lo prenderò come un sì. Andiamo. No, Marcello, non i razzi. Come al solito, si è ammazzato da solo. Al prossimo video.